Ed eccoci arrivati all'ultimo dei sei fratelli. Lui si chiama Vito, guarda come mi guarda storta, anche lui non aveva voglia di venire, anche perché stava bevendo, guarda come sgocciola tutto, perché loro quando bevono intingono tutto il musetto e poi rimangono tutte queste goccioline che cadono. Lui è molto, ha un pelo molto fuffoso ed è molto chiaro, tant'è vero che le zampine devi gridare sono quasi bianche. È un maschietto e della cucciolata è uno dei più grandi. Molto fiero e un po', non dico burbero, sta un po' sulle sue. È vero? Molto molto bello. Futura taglia medio grande. Maschio di 3 mesi scarsi. Vaccinato. Pronto per partire. Quello che diciamo è sempre lo stesso, ma io non so proprio più che dire su di loro, perché come hai giustamente detto tu, sono molto simili, hanno neanche il colore storia. Possiamo no, infatti possiamo dire che lui è molto cicciottello e possiamo che ha un carattere dire che quella cecca è una peste, guarda cosa sta facendo. C'è stata una piccola interruzione nella realizzazione Grida. Di questo video perché c'era stato un gran parapiglio, una gran confusione, perché qui quando cominciano a abbaiare uno poi partono tutti in coro e non si capisce più nulla. Concludiamo dicendo che Vito è bellissimo, è una futura taglia media ed è un piccolo che assolutamente ha bisogno di essere adottato e scelto. Ci mancheranno tantissimo perché sono meravigliosi e sono una bellissima banda. Speriamo di riuscire, come insomma desideriamo fortemente, come siamo quasi sempre riusciti, a farli partire tutti insieme. Se cominciate a telefonarci avremo il tempo per fare il secondo vaccino e intanto i controlli vi affido, in modo che faremo un unico viaggio nel furgone e poi ognuno scenderà alla sua fermata, così che si faranno coraggio e dopodiché potremo adottare anche la mamma. Allora un saluto a tutti e chiamate per video Vito, oppure se non potete adottarlo condividete, facciamolo girare il più possibile. Ciao!